Ciao dolci ricordi! Allora, intanto non ho il mio solito cerchietto perché oggi ho deciso di mettere questo qui che ho preso sul sito Troppo Togo e come avete visto anche nel video che vi è piaciuto tantissimo è la vita, cioè oh, sapremmo così si muove il tutto, ma tralasciando questo, finalmente è arrivato un video tanto atteso da tutti voi, ovvero la mia postazione make-up. Questo video me l'avete richiesto praticamente su tutti i miei social, da TikTok a Instagram, anche su YouTube, e quindi vi accontento molto volentieri. Qui in questo momento io sono seduta nella mia super mega iper poltrona bellissima della mia postazione, ma adesso mi devo far aiutare da qualcuno perché come faccio a mostrarvi tutto? Quindi devo chiamare Andrea. Ma dov'è? Ah, ma, cioè, ma io dico, ti chiamo e tu arrivi dopo 20 anni? Cioè, ma io non lo so. Eccomi, ciao Ma dolci unicorni, facci vedere almeno ciao, la mano. ciao. Allora, la mia postazione make-up è all'interno della camera degli animali, proprio perché mi piace stare sempre con loro e qui io faccio soprattutto le live su Instagram e le live su TikTok, quindi mi raccomando, seguitemi subito nei miei social. Detto questo, io direi che possiamo iniziare subito. Andrea farà da cameraman. Ok, ci sto. Allora, Anche perché sono curioso di vedere come è sistemato tutto. sì, Non che io già certo. lo veda tutti i giorni, però. Vabbè, sono dettagli questi dettagli. Va bene, va Allora, bene. ecco qui intanto la mia postazione al completo. Questo mobile qui l'abbiamo preso da IKEA, è della collezione Malme, cioè si chiama Malme, ed è veramente molto molto bello. Era quello con il vetro di sopra applicabile, e secondo me è spettacolare perché tutte le volte mi cade magari qualche polvere di make-up, il correttore, il fondotinta, si macchia la qualunque, invece il vetro poi si può staccare, pulire e dare un panno, così utilizzatelo, pulite subito. Allora, iniziamo da questo lato qui. Allora, vabbè, qui c'è il mio telefono, lo posso momentaneamente anche togliere. Allora, questo qui è uno specchio che mi ha regalato Andrea anni fa della Babyliss. Qui c'è la piccola gabbiettina del nostro Gigio. Fatemi sapere giù nei commenti se volete il video dedicato della nostra presentazione del piccolo patatino in famiglia, ovvero Gigio. Poi andiamo avanti. Questa qui è una cosa in plastica, non mi viene, un contenitore in plastica dove io metto tutte le mie palette preferite. Queste non sono tutte le mie palette, ma sono quelle che io utilizzo spesso. Le varie Naked, le palette di Too Faced, quelle classiche, quelle natalizie. Poi quelle là, tipo Chocolate, che io adoro alla follia, ma guardate che sono belle. Queste qui non si mangiano, Andrea, mi No, raccomando. No, non si mangiano. anche se fanno un buon Sì, profumino. veramente, è vero, gliel'ho fatta annusare ad Andrea, fanno un odore pazzesco. Poi ho qui quella là di MAC, di Kat Von D, che questa adoro, ragazzi. Cioè, guardate che bella Lolita, che colori ha, ma sono spettacolari, sono veramente bellissime. Queste palette che io tengo qui sono le mie preferite in assoluto. Poi tengo nel primo scompartimento i vari primer, questo qui della marca Honest Beauty, Kiko, MAC, e poi questo che veramente non ne posso fare a meno, il fissante matte di MAC. Guardate che carino, se sciacquerò diventa tutto bianco perché c'è il fissativo all'interno più la parte mattificante e idratante che io amo. Qui non ci sono i fondotinta che utilizzo tutti i giorni, adesso vi mostro quali utilizzo tutti i giorni, ma diciamo che anche questi qui li adoro, tipo questo qui di Kat Von D, poi c'è di Charlotte Tilbury, ma anche di Kiko, e vi posso consigliare questo qui di Kiko se non volete magari spendere troppo, questo qui della collezione di Wonder Woman, che in questo momento è scontata ed è stata anche scontata per il Black Friday. Io lo amo alla follia, costa veramente poco ed è ottimo. Poi ce ne sono di altre marche, anche una colorazione sbagliata, ovvero questa qui di Fenty Beauty, che l'ho presa sbagliata, ma vabbè. Lasciando questo, qui ci sono i vari mascara. Io amo i mascara, mi piacciono tantissimo e ve ne voglio consigliare due di quelli che ho qui. Questo qui della Essence costa 2,99 euro o 3,99 euro, non ricordo, è l'I Love Extreme. Questo è quello waterproof ed è spettacolare, costa poco e vi fa delle ciglia esagerate. E questo qui di MAC, sempre questo qui waterproof,
è quello forse più famoso di MAC ed è spettacolare. Poi vabbè, le matite labbra, che ne ho una, cioè, e poi tutte per gli occhi. Qui ci sono altri mascara, ovviamente. Poi questo qui è il fissativo di MAC, quello che metto sempre alla fine, profuma di lavanda, quindi mi rilassa tantissimo. E qui ci sono tutti i vari pennelli. Il mio pennello preferito in assoluto, e ne ho presi infatti tre perché li uso a rotazione, è questo qui, è di Zoeva ed è il numero 104. Questo qui è perfetto per passare il fondotinta liquido, quindi se utilizzate il fondotinta liquido costa 15 euro, prendetelo su Sephora perché è spettacolare. Mentre per la cipria utilizzo sempre questo qui di Kiko e l'ho preso tipo a 9,90 euro ed è ottimo. Poi spostiamoci da questo lato, guardate intanto chi sbuca, ma guardate che carina, ma è un pezzo delle LOL. Sì, è quella di Witch Eye Baby, è troppo carina. Allora, in questa zona qui ho messo varie cose, dalla skincare, quindi ho messo la mia crema giorno preferita che ormai sta terminando, della Collistar. Questa qui ve l'ho mostrata nei miei social, l'ho utilizzata per tutta l'estate e ormai è praticamente terminata. Poi questa qui è antirossori, e non so se conoscete la marca, ma l'ho presa in erboristeria, quindi non so se la conoscete. Poi il mio olio spray preferito di Nuxe, ma avete detto che lo utilizzate anche voi perché fa un odore pazzesco. E il mio siero preferito della Biotherme, che sta finendo ma l'ho ripreso su Sephora e ancora non mi è arrivato, ma va bene, dettagli. Poi questo qui della Too Faced, che è bellissimo ed è un blush, se riesco ad aprirlo, ma non ce la farò mai nella vita, eccolo qui, guardate che bello. E poi nel primo cassetto velocemente ho messo due terre Too Faced Wycon, io non utilizzo molto la terra perché non so fare il contouring. Poi le varie tinte labbra di Wycon, spostandoci di qua, ah, il Kabuki, ragazzi, cioè, ma guardate il Kabuki, è bellissimo, è di una vecchia collezione di Neve Cosmetics e mi ha fatto impazzire, ma è tipo di secoli fa. Poi, oh, guardate chi sbuca, questo qui lo utilizzo spesso nelle mie live, avete deciso di chiamarlo Pio, cioè, ma io dico, ragazzi, ma è banalissimo il pulcino Pio, però vabbè, dettagli lo chiamiamo Pio, avete scelto voi, quindi va bene Pio. Poi ho preso questo qui che è il blush di Too Faced molti anni fa, 2 anni fa, è spettacolare, ragazzi, questo qui non arriverò mai a terminarlo perché è infinito, è veramente infinito. Qui ho messo tutti i miei vari correttori, questi qui sono quelli che utilizzo sempre sempre, il mio preferito è questo qui di MAC, ma devo dire che anche questo qui di Benefit, che cancella le occhiaie, è top. Dietro vabbè c'è qualche tinta labbra, così dei colori un pochettino sparsi. E qui dentro ci sono varie cose, ovvero qualche correttore, un illuminante e due blush, adoro troppo. Poi questi qui li ho presi su Amazon, si possono trovare anche su Troppotogo o comunque nei vari siti, ma io vi consiglio Amazon che vi arrivano anche in pochissimo tempo. Poi questo qui l'ho preso su LS Store, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram e mi sto trovando benissimo. Sopra ci sono tutti i fondotinta che utilizzo ogni giorno, ovvero il Backstage di Dior, che ama la follia, Smashbox, poi NARS, questo qui di NARS, e poi Kat Von D, che secondo me copre la qualunque, questo veramente copre la qualunque. Dietro c'è qualche altro correttore, ma non ve lo mostro perché tanto vi ho mostrato i miei preferiti, che sono quelli. E qui le varie tinte labbra, ora quelle che ho messo qui le utilizzo tutti i giorni e sono quelli di Maybelline, le amo, durano tantissimo e sono top. Ho qui un campioncino di un profumo di Dior che me ne sono innamorata, se lo trovo in negozio poi magari lo prenderò. Qui nel primo cassetto ci sono due blush di Kiko della collezione permanente, quindi li trovate sempre. Altre tinte labbra, ma per caso una fissazione per le tinte labbra? Assolutamente sì. Poi iniziamo la mia seconda fissazione, ovvero le ciprie, ragazzi. Fenty Beauty, Too Faced e MAC sono per me le mie preferite, insieme a queste qua, Nabla. Ragazzi, per me è stata una scoperta pazzesca. Ho la medium, che l'ho utilizzata in estate, e la light. Vi faccio vedere che la light praticamente l'ho quasi 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 terminata, c'è un buco grande, gigantesco, proprio perché
l'ho amata. E poi Charlotte Tilbury, mi piace tantissimo la confezione, è molto molto bella, ed è questa qui la colorazione. Come colorazione io vi posso dire che sono tendenzialmente sul giallastro bianco, non so come definirmi, quindi se volete magari qualche info sulle varie colorazioni che utilizzo io, perché avete la pelle simile a me, chiedetemelo oggi nei commenti oppure nei miei social, io vi proverò a rispondere un po' a tutti. Poi qui nel laterale ho messo questo qui, preso sul sito Troppo Togo, è uno specchio molto bello che utilizzo nelle live, ovvero posiziono qui il mio iPhone e grazie anche a queste luci ho molta più luminosità nelle live, così si spegne, così si accende. Poi qui possiamo anche mettere qualcosa all'interno, tipo qualche pinzetta, bla 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 bla, ma io non ci metto nulla. Dietro c'è qua la mia lampada. Ma quante luci ho qui? Tantissime. Poi ho lei che me l'ha regalato mia mamma molti ma molti anni fa, quando tipo avevo 15 anni, però ce l'ho da una vita, ed è il simbolo, la fatina del mio segno zodiacale, ovvero Ariete. Apriamo velocemente il cassetto. Wow! Dimmi Andrea, te l'aspettavi così ordinata? Devo dire che sei molto ordinata. Ah, ecco. Allora, sinceramente non me l'aspettavo. Vabbè, dettagli. Allora, qui ci sono praticamente tutte le cose che io utilizzo meno. Ah, quindi non è finita? Meno. No, non è quasi finita. Ah, è quasi finita. Allora, velocemente abbiamo qui delle cose che utilizzo poco, ovvero questi primer, uno di Fenty, uno di Too Faced, due fondotinta che ancora sto testando. Poi questi correttori sono sbagliati come tonalità, ma li utilizzo come illuminanti, quindi ho trovato l'alternativa, mai buttare cose, mai. Poi due ciprie, ovvero la Finitone perfetta di Maybelline, un'altra cipria di Kiko, altre due ciprie di Wycon e di Corf. Ora questa qui di Corf, la confezione mi fa impazzire, bellissima, all'interno guardate è tutta decorata, cioè adoro. Poi ci sono questi pennellini che ancora non ho mai utilizzato, presi su Zaful, molto carini però devo dire, però ancora non ho avuto modo. Poi vabbè, taglia unghie, queste cose qui, due tinte labbra molto forti che ancora non me la sento di utilizzarle, le pinzette e le lentine, e poi questo pottino che per me è pura magia, è un pottino di MAC, questo lo utilizzo tutti i giorni. Ed è un primer fissativo per l'ombretto, che poi lo potete anche utilizzare senza nulla, quindi senza ombretto, solo per illuminare la palpebra, e secondo me è veramente top. Poi giù di qui abbiamo tutti altri pennelli che utilizzo, anche questo qui della collezione di Kiko, di Wonder Woman, altre cose, varie scatole vuote. Questo qui ancora non ve l'ho mostrato, è di MAC, praticamente una penna doppia, ma poi ve lo mostro nel dettaglio nei social. Questo qui è il tonico, la pozione di Lancome, guardate che bel colore. Sì, l'ho preso soltanto perché era rosa, shakeriamo un pochettino di rosa. Poi c'è la palette di Chiara Ferragni in collaborazione, cioè di Lancome in collaborazione con Chiara Ferragni dell'anno scorso, ora le ha fatte blu, e qualche palettina qui un po' così che utilizzo poco, ovvero queste due di Too Faced, la Cheek Leaders sempre di Benefit, mi piace veramente tanto, e la Rose Maniac di Wycon che vi voglio consigliare. Guardate che colori top, mi assomiglia tantissimo alla palette di Huda Beauty se non sbaglio, ma è praticamente uguale, poi vedrete voi nei vari social. E poi ti svelo una cosa Andrea, sì? Qui sotto, cosa c'è? Ho una foto. Come una foto? Sì, ho una foto. Perché? Praticamente quando siamo andati a Taranto, la commessa di MAC mi ha spiegato come utilizzare in ordine le varie cose, ah, non solo di MAC ma di tutto, quindi io così me lo ricordo, ovvero prima va messo sempre il primer, poi il primer per gli occhi, così, il fondotinta, correttore di occhiaie, illuminante come correttore, poi c'è la cipria, il blush e via dicendo. Ma non ci credo. Sì, io me lo conservo perché me lo sono stampato. Ecco, così non puoi sbagliare. Però sbaglio spesso perché vabbè, comunque sono sempre io, quindi figurati se non sbaglio. E devo dire e penso che la collezione, anzi più che collezione, la postazione è tutta qui, è assolutamente tutta qui. Ti volevo anche far vedere, anzi volevo far vedere Dolci Unicorni, lo specchio mega galattico che mi hai costruito tu. Questo qui me l'ha fatto Andrea e sono veramente contenta
contentissima perché ha posizionato lui tutte le luci, è andato a metterle maniacalmente posizionate tutte nei punti corretti. E grazie amore, sei stato veramente pucciosissimo. Ci ho perso un pomeriggio, vabbè, però alla fine sono abbastanza soddisfatto del risultato. E questa qui è praticamente la poltrona che vi dicevo prima. Questa dov'è che l'abbiamo presa? Non me lo ricordo. Questa qua non mi ricordo, forse da un negozio qui ma, a Siracusa. Ma sì, non me lo ricordo. E niente, questa qui era tutta la mia postazione make-up. Spero di esservi stata utile, magari per darvi qualche spunto su come posizionare le cose. Se avete dei dubbi chiedetemelo, e se volete qualche video nel dettaglio, magari su TikTok o Instagram, chiedete pure. Io qui adesso chiudo perché qui le porcelline si stanno litigando e quindi dobbiamo andarle a dividere. E niente, vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi vogliamo bene, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni. Vado, per favore, che già si stanno litigando. Ciao.